Van Ogre, il comandante della terza divisione dei pirati di Barbanera, e prima del salto temporale era il cecchino della ciurma. Per molti di voi è un po' azzardato, se non totalmente inutile, provare ad ipotizzare qualcosa sui sottoposti di Teach. Per voi infatti abbiamo pochi indizi, e quindi ci sta quello che dite. O forse no. Ciao a tutti ragazzi, qui Ronin come sempre, ci siamo sulla versione 2.0 della rubrica Teorie. Prima di proseguire però, sigla! I pirati di Barbanera sono molto più forti della maggior parte delle ciurme presentate. Quattro dei membri erano rinchiusi al sesto livello della Grande Prigione, il quale è destinato a coloro che devono essere cancellati dalla storia per via delle atrocità commesse. La Marina afferma che anche uno solo di essi, lasciato in libertà, potrebbe mettere a rischio la sicurezza di un'intera nazione. Ulteriore dimostrazione della loro forza è che il capitano, Teach, considera una della peggiore generazione come Girly Bonnie troppo debole per poter far parte dell'equipaggio. Durante il salto temporale la ciurma ha costituito 10 divisioni, oltre a formare un'intera flotta. E a questa flotta e a queste 10 divisioni si è anche aggiunto Kuzan, l'ex ammiraglio Aokiji, verso la fine di Dressrosa. Vorrei sottolineare un attimo il fatto che a Dressrosa, grazie a Guts, scopriamo che Barbanera conta 10 capitani titanici, ognuno a capo di una propria flotta. Questo decimo sottoposto non può quindi essere Aokiji, visto che la sua alleanza con Barbanera è contemporanea ai fatti di Dressrosa. Burgess infatti discute con il capitano di un'eventuale loro alleanza con Aokiji proprio durante il torneo al Colosseo, mentre i 10 capitani sono ben riconosciuti a livello globale, come dice Guts per l'appunto. Inoltre, gli Astri ed Akainu discutono dell'alleanza tra Teach e Kuzan, alias Aokiji, solo alla fine di Dressrosa. Ripeto di nuovo solo per essere sicuro non ci siano dubbi in merito. Se prima di Dressrosa i capitani erano 10 e Aokiji si unisce alla ciurma solo dopo Dressrosa, allora lui non può essere il decimo misterioso capitano, ma al massimo l'undicesimo. Torniamo comunque all'argomento del video. Sempre durante il salto temporale è probabile che i membri della ciurma di Barbanera siano diventati ancora più forti. E infatti, secondo le parole di Jinbe, hanno iniziato a dare la caccia ai possessori del frutto del diavolo più potenti per impadronirsene e potenziare in quel modo le proprie fila. A livello narrativo, ho essenzialmente due opzioni. La prima verte sullo sfruttare frutti del diavolo già visti e conosciuti. L'altra invece è quella di dare ai membri della ciurma di Barbanera frutti nuovi e che quindi venga off-panelizzata la loro caccia ai frutti. Io personalmente credo che Oda utilizzerà entrambi i metodi, ma sceglierei poteri in modo specifico sulla base delle caratteristiche dei personaggi. Perché dico questa ovvietà? Perché lo stesso Teach sappiamo essere un esperto di frutti e quindi dovrebbe puntare a dare ai sottoposti poteri affini alle loro peculiarità. Sfruttando quindi le caratteristiche date ai capitani e le loro possibili prefigurazioni, possiamo provare a dedurre quale sarà il loro frutto del diavolo. Come preannunciato, oggi parliamo di un veterano della ciurma di Teach. Oggi parliamo di Van Ogre, detto il supersonico. Van Ogre ha dimostrato di essere molto veloce durante lo scontro con Ace. Possiede inoltre una vista portentosa, utile per avvistare eventuali pericoli. Questa, unita alla sua maestria con le armi da fuoco, lo rende un cecchino formidabile. Infatti, ha ucciso sul colpo due gabbiani su tre, con un colpo ciascuno, nonostante Nami avesse assicurato che fosse una cosa impossibile, dato che non si vedeva ancora un'isola all'orizzonte. Anche Usopp, un cecchino incredibilmente capace, è rimasto scettico sull'esistenza di un uomo con una vista, un'arma e una mira tanto eccezionali. Per via del suo aspetto e della sua abilità, Van Ogre assomiglia molto al personaggio di Adolphus delle avventure del barone di Munchausen. Adolphus è uno dei principali servitori del barone e ha una mira eccezionale, tanto da poter colpire una mela appesa a un albero distante 9.000 miglia. Van Ogre ha comunque anche dimostrato di possedere una resistenza sovrumana ricevendo un colpo diretto da Sengoku finendo ad una grande distanza, ma rialzandosi senza troppe difficoltà e con poco più di qualche graffio. Van Ogre utilizza un fucile chiamato Senriku. Il Senriku ha una canna eccezionalmente lunga con una bocca di fuoco un po' più larga della canna stessa, facendolo assomigliare ad un archibugio, ma comunque estremamente esagerato. L'estremità dell'arma sembrerebbe rendere inutile il mirino piazzato subito prima. Inoltre la lunghezza della canna renderebbe impossibile che i proiettili escano a velocità elevata. Queste cose però sembrano non influire sulla potenza e sulla precisione dell'arma. Infatti, come detto anche in precedenza, Van Ogre riesce a sparare sia a distanze disumane sia in rapida successione, come dimostrato durante il tentativo di ferire Ace. Ora, Oda è sempre stato estremamente meticoloso nella caratterizzazione delle armi, fossero esse da taglio o fossero esse da fuoco.
Se ha deciso di dare quel deficit strutturale a quest'arma, significa che Ogre dispone di un qualcosa che possa controbilanciare tale malus in combattimento. Credo che la risposta sia nel suo epiteto, il quale, in originale, può essere anche tradotto come ultrasuono. Gli ultrasuoni sono delle onde meccaniche sonore. A differenza dei fenomeni acustici propriamente detti, le frequenze che caratterizzano gli ultrasuoni sono superiori a quelle mediamente udibili da un orecchio umano. Gli ultrasuoni vengono solitamente generati per mezzo di materiali con particolari caratteristiche meccanico-elettriche, come i materiali piezoelettrici per l'appunto. Questi particolari materiali, come ad esempio il quarzo, vengono sfruttati per generare queste onde meccaniche sopra il campo dell'udibilità, quindi ultrasuoni. In base al materiale scelto avremo quindi diverse frequenze di ultrasuoni, diverse propagazioni nei materiali e quindi diverse caratteristiche di potenza delle macchine generatrici. Un secondo sistema per generare ultrasuoni si basa sulla magnetostrizione. Un nucleo ferromagnetico sottoposto ad un campo magnetico alternato si mette in vibrazione a frequenze ultrasoniche. Le armi acustiche, tra cui i generatori di ultrasuoni, sono comunque armi non letali realmente esistenti che possono causare disorientamento e vomito. Quindi delle armi che sfruttano gli ultrasuoni nel mondo reale esistono e come? Il supersuono e l'ultrasuono, entrambe le traduzioni dell'epiteto di Ogre, nei fumetti sono spesso associate all'aumento della velocità, il quale poi determina anche un ovvio aumento di potenza. Credo quindi che Van Ogre disponga di poteri di un frutto paramiche in grado di produrre e controllare le onde soniche, le quali aumentano forza e velocità dei suoi colpi. Potrebbe in realtà anche possedere un fucile costruito con un particolare materiale, in grado di reggere questo tipo di onda senza frantumarsi o deviare la precisione dei suoi colpi. E valutando le caratteristiche del fucile, trovo più probabile che Oda abbia preso come modello i generatori magnetostrettivi e quindi che il Senriku di Ogre possiede un nucleo ferromagnetico. Magari in futuro Oda introdurrà un nuovo metallo particolare o semplicemente potrebbe svelarci che il fucile di Ogre è composto dal colite, il famoso materiale delle armi prodotte da Kaido. Lo scopriremo solo al momento della reintroduzione della ciurma di Teach e dell'approfondimento del personaggio di Van Ogre, ma intanto è anche giusto valutare ogni ipotesi possibile. Come ogni altro tipo di fenomeno ondulatorio, gli ultrasuoni sono soggetti a fenomeni di riflessione, rifrazione e diffrazione e possono essere definiti mediante parametri quali la frequenza, la lunghezza d'onda, la velocità di propagazione, l'intensità e l'attenuazione. Probabilmente vi starete chiedendo che caspita voglio dire, anche perché sembrano inutili nozioni di fisica. E tecnicamente sì, sono nozioni di fisica, ma no, in questo caso non sono affatto inutili. Senza entrare nel dettaglio, Van Ogre, controllando gli ultrasuoni, è in grado di far propagare questi suoi attacchi attraverso particolari oggetti e di farli rimbalzare cambiando loro direzione se il materiale è riflettente. In pratica, funzionerebbe come il colpo che Usopp ha utilizzato a Dressrosa per colpire Sugar. Il Nasone ha utilizzato il bossolo esplosivo per far compiere al colpo una determinata orbita, mentre Ogre potrebbe letteralmente sfruttare le superfici preesistenti per colpire di sorpresa gli avversari. Di contro, proprio perché dipendente da eventuali superfici, se il nemico fosse in grado di frapporre elementi rifrazionanti, potrebbe diminuire la forza dei colpi di Ogre o letteralmente cambiarne la propagazione. Praticamente, in questo modo abbiamo già una chiara idea di come possa essere lo stile di combattimento del cecchino di Barbanera, e abbiamo anche un'idea di come l'avversario che lo sconfiggerà possa approcciarsi a lui per vincere quello scontro. Non male come cosa, se ci pensate. Come ormai sapete comunque, in questa serie di video sui poteri dei sottoposti di Teach, voglio anche spingermi oltre e provare ad ipotizzare chi potrebbe essere il Mugiwara nemico di ogni membro. Così come lo spadaccino è sempre l'avversario di Zoro, e così come l'artista marziale è sempre l'avversario di Sanji, è probabile che il cecchino di Kurohige vada ad affrontare il cecchino di Mugiwara. D'altronde il ruolo di cecchino, così come il fittizio ruolo di spadaccino, sono ruoli legati al tipo di combattimento e non ad abilità strettamente legate alla navigazione. Per cui lo scontro tra Van Ogre e Usopp lo vedo praticamente scontato. Il potere degli ultrasuoni renderebbe Van Ogre un avversario davvero ostico per Usopp, il quale necessita di speciali munizioni per coprire grandi distanze e aumentare l'efficacia e la portata dei propri attacchi. Finora in One Piece non abbiamo mai visto una sfida tra due cecchini, e sarebbe davvero interessante vederne una, sinceramente. Una lotta di posizione dove un solo colpo ben assestato decreta il vincitore. Non so dirvi perché, ma immagino questo scontro estremamente carico di tensione e di pathos, probabilmente perché lo associo alle sfide belliche tra cecchini che si vedono al cinema. Probabilmente è quello.
Ma voi cosa ne pensate e quanto reputate valide tutte queste mie ipotesi? Fatemi sapere come sempre la vostra opinione qui sullo spazio commenti di YouTube o sulla discussione ufficiale di One Piece Legacy. Se questo video vi è piaciuto lasciate pure un bel like per supportare il canale. Se vi piace la meta che sto indossando, come sempre vi ricordo la mia collaborazione con Pumpling, che tramite il codice RONIN93 potete ottenere uno sconto del 15% su tutti i prodotti del sito, che siano tema anime, videogiochi o serie TV. La bellissima fanart su Van Ogre con il potere dell'ultrasuono che avete visto in questo video è stata realizzata anche questa volta da Frankie Drawer, di cui vi lascio il link del canale Instagram nella descrizione di questo video. Sempre in descrizione comunque trovate il link di Pumpling, il Telegram di One Piece Legacy e quelli di tutti i miei social per essere aggiornati sul mondo del fumetto e ricevere i feed dei video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con il video che ha vinto il sondaggio su Instagram. Ciao ragazzi!